Siamo con Roberto Bernardelli, titolare dell'Hotel Cavalieri, direi l'hotel più prestigioso di Milano. Da quando c'è questo hotel? Questo hotel è stato edificato nel 1950. È sicuramente un albergo storico di Milano ed è uno dei pochi alberghi in mano ancora a una famiglia di albergatori milanesi, perché la maggior parte degli alberghi più prestigiosi a Milano sono di compagnie straniere. Noi invece vogliamo mantenere questa tradizione di ospitalità tutta lombarda e quindi continuiamo nella nostra attività e devo dire che io questa attività la faccio con grande piacere. Questo albergo, ma anche altri alberghi a Bernardelli, da quando inizi a occuparti del settore? C'è l'Hotel dei Cavalieri, prospiciente all'Hotel dei Cavalieri c'è l'Hotel de Square. È un albergo che è stato aperto in occasione dell'Expo, è un albergo molto legato al fashion, alla moda, è modernissimo, ha una piscina interna, ha una spa e quindi offre tutta una serie di servizi aggiuntivi alla clientela. È una clientela prevalentemente al 70% straniera, arabi, russi, arrivano anche i cinesi ed è una clientela particolarmente esigente e dobbiamo soddisfare quelle che sono le richieste dei clienti. Sostanzialmente il lavoro dell'albergatore è di coccolare il proprio cliente. Proprio questa è la nostra filosofia e credo che sia una filosofia vincente. Altri alberghi a Caserta, tanti, non soffermiamoci. Ho un albergo a Caserta, che è una bellissima città, con una reggia spettacolare, la più bella reggia d'Europa è la reggia di Caserta. Ahimè, ai casertani non importa molto della reggia, perché non la sanno valorizzare, come invece i francesi sanno valorizzare Versailles, la Parigi, non è la stessa cosa per Caserta. E questo purtroppo è un limite. Ho un albergo a Firenze, in pieno centro, altra città d'arte, altra città che, voglio dire, invito tutti ad andare a visitare, con una clientela anche qui particolare, perché è una clientela più raffinata, magari rispetto a quella milanese. La clientela milanese è raffinata, ma si rivolge soprattutto al design di Milano, alla moda, al food. La clientela di Firenze è una clientela che si rivolge soprattutto all'arte, quindi sono amanti dell'arte e credo che Firenze sia una miniera d'arte, nel senso che c'è di tutto. Poi abbiamo tante leggende metropolitane su Roberto Bernardelli, attività anche in America, ma quanti dipendenti hai? Roberto Bernardelli è un imprenditore e a Milano, diciamo, l'ha detto anni fa anche Berlusconi, della Violet Center, e anch'io come insegnante, come giornalista, come scrittore, lavoro anche il sabato e la domenica. Io e Roberto Bernardelli abbiamo molti punti in comune. Siamo stati anche avversari una volta, però ci siamo sempre rispettati. Ma voglio dire, l'amicizia è una cosa, essere avversari politicamente è un'altra, però non ci si deve dimenticare invece anche dei valori di un'amicizia e di un rispetto reciproco che è comunque assolutamente necessario. Ma abbiamo tanti, tanti punti in comune e noi lavoriamo. Prima di tutto la voglia di lavorare. Ecco. E questo è nel nostro DNA, nel senso che per noi lavorare è un piacere. Per altri non lo è, per noi invece è lavorare. E infatti gli altri... L'ho insegnato da piccolo e andremo avanti finché Dio ci darà la possibilità di andare avanti lavorando. Io in pensione non ci voglio andare. E infatti gli altri non è un piacere per altri e fanno politica, quelli che non hanno mai lavorato. Noi... Non mi provocare su queste cose, voglio dire, basta guardare i due vicepresidenti del Consiglio, nessuno dei due ha lavorato un'ora sola in vita loro, e questa è la dimostrazione reale di quanto la politica sia un modo per campare, e campano bene. Qui sono i nostri, ovviamente. Adesso ti dico, uno dei due senz'altro non ha mai lavorato, l'altro lo conosco, credo che Giancarlo Danieli senz'altro in TV gli ha fatto una delle prime interviste, io forse la prima in assoluto in radio. Ha lavorato come giornalista a Radio Padania, almeno quello. Sì, non credo che, voglio dire, gli si perlava la fronte di sudore lavorando a Radio Padania. Ha imparato la comunicazione, perché è sicuramente un ottimo comunicatore,
dittatore, ma io parlo di tirare la lima, nel senso del lavoro vero e proprio, non sanno nemmeno cos'è. Nel senso che io, imprenditore, tutte le mattine tiro sulla carta la mia azienda, me la devo vedere con le banche, con la burocrazia, con le leggi, con i regolamenti, che in Italia sono sempre più complessi, perché sembra che si faccia di tutto per scoraggiare l'impresa. Allora, questo signore non sa quali sono i problemi del commerciante che ha il negozio, che deve pagare l'occupazione d'area pubblica, e deve pagare la pubblicità sulle vetrine del suo negozio, che deve andare magari in banca a farsi dare i soldi per migliorare il suo negozio, per comprare i nuovi arredi, queste cose le ignorano nel modo più assoluto. I politici di queste cose non ne sanno niente. E la dimostrazione qual è? Che se uno ha un'impresa, se ha uno studio avviato, avvocato, dentista, la politica non la fa. Perché o segue le proprie imprese, o segue la propria attività, o fa politica. La politica è il parcheggio dei nulla facenti. E poi, voglio dire, comunque sono poltrone comode. Voglio dire, i 17-20 mila euro al mese nel Parlamento europeo, buttiamoli via. I 14-15 mila euro al Parlamento italiano, non buttiamoli via. Cioè, è un poltronificio a pagamento. Caro pagamento, e questo pagamento chi lo fa? Noi con le nostre tasse. Adesso vorrei parlare di tasse, siamo il paese più tassato d'Europa per pagare anche questi signori. Un'altra cosa che ci accomuna, noi non sì, facciamo politica, ma lavoriamo prima di tutto, e credo che noi facciamo politica per divertirci e per prendere anche per i fondelli questi. Assolutamente, assolutamente. Perché intanto non hanno nessuna autoironia. Se avete notato, non sono mai ironici, non sono critici con se stessi, ma si pensano sempre molto seri. Ma così non è, perché poi se lo vediamo solo quello che fanno, cioè quello che non fanno. E poi prenderli in giro, ti posso garantire che è un grandissimo divertimento, anche perché è facile, è come sparare sulla Croce Rossa. Perché voglio dire, ma adesso io non voglio, cioè, ministri che pensano che ci siano trafori, parlo del traforo del Brennero, che solo il nostro ministro delle infrastrutture poteva pensare ci fosse, ma stiamo parlando con persone di questo stiamo parlando di nomine fatte da questo governo, come per esempio il rappresentante all'UNESCO di Lino Banfi. Cioè, Lino Banfi è quello che deve tutelare il patrimonio UNESCO in Italia. Io penso che Lino Banfi, se potrebbe tutelare la pizza, che peraltro è patrimonio dell'UNESCO, perché è patrimonio dell'umanità la pizza, questo lo può fare, visto il soggetto. Per il resto ho dei grossi dubbi, tant'è vero che non sento, però quando l'hanno nominato all'UNESCO hanno detto, mo ci divertiamo, almeno ci farà ridere, però questa è l'Italia che fa ridere il mondo, l'Europa, e io credo che per gli imprenditori essere presi alla berlina non sia una cosa gradevole. Beh, potevano anche evitare Lino Banfi, con tutto il rispetto di Lino Banfi come attore, ma hanno il portavoce del Premier che è un ex grande fratello, Rocco Casalino, hanno il comico Beppe Grillo, Giorgio Gaber, un grandissimo milanese, nella razza in estinzione uscita nel 99 diceva una cosa, ecco, io sono dotato di autoironia, diceva chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone. Allora alludeva a Berlusconi, poi penso, cioè, se sempre attuale Gaber, in anticipo sui tempi, alludeva a Beppe Grillo, ma io lo dicevo a me stesso, ho fatto il buffone quando ho creato la lista e l'unica volta che eravamo avversari nel 2016 sosteniamo Milano, una lista di soli cittadini contro tutti. Sono anch'io un buffone, però non ho fatto... Correggetemi se sbaglio, Gaber, grande, grande simpatia, sposò la Colle. Sì. La Colle però la politica gli piaceva. Sì. Era fatta anche con passione, oggi non so se si occupa... No, è fuori dalla politica. È fuori dalla politica, si vede giustamente se è stufata, perché poi purtroppo... In Italia avere dei risultati è estremamente difficile. Qua io però devo dire una cosa, che come esperienza politica che ho fatto, il Parlamento ho perso il tempo, io regione più o meno. Quando sono stato assessore del Servizio Sociale a Milano, devo dire
che è la cosa che mi è piaciuta molto. Prima perché sei a contatto con la gente, contatto diretto, poi conosci le realtà milanesi che non sono solo Piazza Gaia Aulenti, non sono solo tutto quello che scintilla, via Monte Napoleone, cose, ma sono le periferie. Ci sono i nostri pensionati che devono tirare a campare con 600 euro di pensione al mese, sono le periferie abbandonate, le periferie dove si chiudono i negozi perché è la grande distribuzione, queste purtroppo sono alcune regole, sono alcuni cicli del mercato, e queste periferie diventano sempre meno abitabili proprio perché si chiudono poi dei centri di riferimento che sono, per esempio, ripeto, i negozi. Allora, questi sono i veri problemi, no, della città, non solo quello che succede dentro la cerchia dei navigli, ma tutto quello che succede anche fuori dalla cerchia dei navigli. E lì devo dire che alcune cose che io ho fatto, ho ragione, giusto o sbagliato, però ho visto delle cose. Però io ricordo il telesoccorso che non esisteva, sono stato il primo a introdurlo a Milano, dove i pensionati, schiacciando un bottone, avevano il soccorso a casa loro. Non sarà stata una cosa grandissima, però voglio dire. Il primo centro di accoglienza, piaccia o non piaccia, il signor Salvini, l'ho aperto io in via Corelli con la Lega Nord fuori che mi contestava l'apertura del centro di via Corelli. Poi vedi come cambiano le cose, no? Adesso li mettono dentro, quando io li mettevo dentro questi mi contestavano, quelli della Lega, il fatto di via Corelli. Però io non contento di avere aperto via Corelli, ho aperto anche via Novara per farli più felici, in modo che potessero contestarmi in due posizioni diverse. Ma questo è il cambiamento della vita. Io ricordo un altro episodio divertente, che voglio dire, qualche milanese ce lo ricordo. Quando furono sgombrati i nomadi da via Novara, no, da via Novara, davanti alla sede dell'ATM, il sindaco Piliteri fece sgomberare delle roulotte. Non vi dovete vergognare, uscirono i sindacalisti del sindacato di destra gridando a Piliteri che era un fascista perché faceva lo sgombero. Ma ragazzi, Piliteri era stato accusato di essere un fascista perché sgomberava un campo nomadi abusivo. Cioè, voglio dire, allora io credo che la gente si debba anche un po' svegliare, e si debba svegliare anche perché io credo che fra gli attuali, non parlo degli amministratori di Milano, perché devo dire che Milano è ben amministrata, abbiamo avuto degli ottimi sindaci, perché adesso dobbiamo dire esattamente come dalla Moratti al mio amico Albertini, e anche perché no, Formentini, e anche prima, voglio dire, ci sono stati i Piliteri, vedo bravissimi sindaci, Agnasi, e anche l'attuale, cioè, tutto sommato Milano è anche una città sicura, piaccia o non piaccia, Milano è anche una città sicura, salvo alcune zone, tant'è vero che la Lega, Salvini Premier, a Milano non sfonda perché il giochetto della Sea Watch, dei dagli al negro, non funziona a Milano, perché tutto sommato, per essere una metropoli di queste dimensioni, è una città discretamente sicura. Certo, ci sono delle zone che non sono perfettamente sotto controllo, ma chapeau. Altre città della Lombardia non sono così, voglio dire, basta andare a Brescia, nella zona della stazione, e lì si nota la differenza. Però, voglio dire, questo refrain del dagli all'extracomunitario che le stupra tutte, le corre dietro, che gli droga e compagnia bella, del giochetto della Sea Watch, dove ha tenuto ferme 42 persone e nello stesso periodo a Lampedusa sono sbarcati in 300 su altre spiagge, però mediaticamente era più interessante tutta la storia della barchetta della capitana, mica la capitana, che voglio dire, io devo dire che questa signora Carola, al di là di ogni consiglio, è stata insultata da un pizzaiolo locale di Lampedusa, che voglio dire, dicendogli che doveva essere stuprata da negri, d'accordo? Non so se avete visto questo video, intanto la faccia del pizzaiolo, lo dico tranquillamente, probabilmente è peggio di quei tunisini a cui lui faceva riferimento, perché è inquietante la faccia del soggetto, ecco, tanto per cominciare. Ubriaco oltretutto, quindi, ma questo probabilmente è la sua scusante, quella di essere ubriaco, di aver detto queste cose da ubriaco.
ha insultato comunque in maniera pesantissima, facendo riferimenti di tipo sessuale, una donna. Questo è un essere spregevole, spregevole, che poi la capitana Carol abbia fatto giusto, abbia sbagliato, io non entro nel merito. Però quella specie di essere schifoso, ripeto, peggio dei peggiori degli immigrati, cosa, ha tutto il mio disprezzo. E spero che le donne si sveglino e disprezzino gente come lui. Ce n'è tanta. E questa gente deriva da un odio sparso a piene mani da qualcuno, di cui non faccio nome, ma che avete capito chi è. Un'ultima cosa, poi ci avviciniamo alla fine della prima parte dell'intervista, ne seguirà un'altra su Roberto Bernardelli e Milano. Parlavamo di Ombretta Colli. Allora, a parer mio, Ombretta Colli è stato un grandissimo presidente della provincia di Milano, rilanciato l'ente provincia. Io, e credo anche in parte Bernardelli, forse gli dobbiamo delle scuse, perché ecco un'altra cosa che accomuna me e Bernardelli. Nel 2004, per la lista di Bernardelli, che si candidò da solo presidente della provincia di Milano, per la lista di Bobo Craxi e per la lista di Vittorio Sgarbi, dove c'ero anch'io, perse la Colli e vinse Pedati. Sì, poi io successivamente, però, con Ombretta abbiamo fatto, volevamo fare una lista. Quando fu candidato l'ex prefetto di Milano, non so se ti ricordi. Sì, 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 sì. E lì però Ombretta poi accettò di candidarsi con Berlusconi. E Berlusconi gli diede un seggio al Senato e la fece assessore. Sì. No, comunque dice, non mi ricordo chi l'ha detto, che... Allora, Ombretta, bravissima. Però avevamo cominciato la campagna elettorale insieme. Dopodiché me la sono trovata fra le file Forza Italia, senza che nessuno mi avesse detto niente. Neppure lei si era peritata di avvertirmi che aveva fatto una scelta diversa, voglio dire, assolutamente legittima, ma quello fu un episodio non del migliore. Chiudiamo, qualcuno ha detto, non ricordo chi, mi dimenticavo, un sindaco importante di Milano con cui io ho avuto una prima dopo. Avventura sì, politica, ma ne parliamo dopo. Bucalò. Sì, sì, nella seconda parte dell'intervista ne parliamo, perché Roberto Bernardelli è coerente e anch'io, sono gli altri a cambiare. Partiamo poi nella seconda parte da Bucalossi. Qualcuno ha detto che io, Bernardelli, Sgarbi e non so chi annunciamo liste che poi a volte non si fanno, comunque liste di disturbo per fare casino e facciamo perdere qualcuno. È vero. Saranno quelli che perdono che dicono questo. Sì, sì. I perdenti devono trovare l'alibi. Infatti, Milano 2021 qualcuno le perde le elezioni. Grazie. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere.